chi è che lo diceva? No. Il 4 ottobre 1987, durante una solenne messa, è stato donato alla Madonna uno scettro d'oro ricoperto di zaffiri e di numerosi brillanti. La Madonna è regina e lo scettro, simbolo di regalità, si addice alla mano santissima della Madonna. Trascurare Dio o ignorare il suo nome non ha mai risolto i problemi del mondo. Ogni volta che Israele dimentica Dio, si moltiplica. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vita. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pasto. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata e la renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e frutti. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Alleluia.
anche voi tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Suoi, ma non l'hanno accolto. La parola del profeta si è purtroppo avverata anche per noi oggi. Egli è stato scelto quale pietra angolare, ma i superbi gli passano accanto senza notarlo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Arcangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare le raccolte. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo, avranno rispetto dei miei figli. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E preso lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando dunque vedrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono, farà morire miseramente dei malvagi e darà la vigna ad altri. Domani Santa Messa nella cappella del cimitero di San Donato. Martedì per Fu Giancarlo Pontigiano. Mercoledì Santa Messa in onore della Madonna di Santissimo Rosario di San Giuseppe, essendo il primo mercoledì del mese. Giovedì per Fu Maria Fabrizi. Venerdì per Fu Fantancini Giuseppe. Sabato per Furremo alle Rocce. Ho detto i poster e i lumoni della Madonna di San Donato che sono collocati sopra e sotto l'altare del Sacro Cuore. Abbiamo la voce di San Donato il nostro giornaliero di ottobre che le potete ritirare. Ieri Firenze ha vissuto un momento meraviglioso quando a Rifredi è stata iniziata la causa di beatificazione di Monsignor Giulio Facibene, fondatore della Molina del Grappa, che è stata anche qui anche al Tempio Pio. Sotto lo scalino qui dell'altare, una volta seduto sulla sedia, rivolgeva la sua parola a tutti i convenuti quando noi parrocchiani lui di San Donato facevamo una volta all'anno un ritrovo degli orfani della Molina del Grappa. Il Santo Padre oggi ha beatificato Antonio Mesina e Pierina Morosini, delle ragazze morte per salvare la loro purezza come Santo Maria Goretti, Antonio Mesina sarda, Pierina Morosini di Bergamo. Sabato prossimo alle 14.30 inizierà la dottrina dei bambini e la sera faceva prima alle 9 il catechismo degli adulti dopo il Rosario. Tutte le sere alle 9 siamo in chiesa di Rosario, oggi giovedì prossimo dopo il Santo Rosario avremo l'incontro al circolì. Potremo stasera inaugurare un Dio nuovo della mia crocezza, che si inchino riverente al passaggio da Roma stasera e a Gesù che con noi fa la mia croce tutti i venerdì del periodo estivo e poi anche nel periodo invernale quando facciamo in chiesa. Il rifugio è stato imbiancato. Durante la processione noi usciremo di chiesa passando dalla via Crucis, poi passeremo davanti alla chiesa e andremo fino alla villa, accompagnati anche dalla musica di Montelupo. Poi torneremo indietro passando dal piazzalino e rientrando in chiesa. Come avete visto i cieli sono tutti fuori, belli e pronti per essere presi da coloro i quali li hanno ordinati. Mi raccomando che non li ha ordinati il cielo, ma li aspettano, lo prendo. Dopo la processione, coloro i quali hanno portato i segni potranno consumare un rinfresco per loro allestito con il circolino, come pure quelli i quali suonano la musica della banda musicale Martini Filarmoni di Montelupo potranno consumare il loro rinfresco. Mi raccomando poi di stare attenti al momento culminante dell'offertorio, quando verrà offerto lo scettro d'oro alla Madonna e il grande cielo affrescato. Non vi posso dire tutti quanti i particolari riguardanti lo scettro,
Però sappiamo che questo scempio è stato fatto con l'offerta dell'oro di tante persone. Persone che hanno votato il loro oro, anche mi hanno fatto tenerezza, non tanto perché hanno votato il loro cofanetti, quante molte volte era rinvoltato con un rinvoltio dentro le buste, legate con uno spago o con un elastico o con lo sfoggio. Questo oro è stato preso e consegnato alla persona competente che dopo averlo confuso ha potuto realizzare questo scettro. Lo scettro significa regalità, perché la Madonna è regina e quindi gli si addice alla Madonna lo scettro della sua Madonna Santissima. Lo scettro contiene diversi brillanti e alcuni zaffiri. All'inizio dello scettro possiamo vedere il mondo con i suoi continenti. Girevole questo mondo, perché coloro i quali il mondo abitano e siamo anche noi, possiamo essere soggetti, guidati, benedetti e protetti dalla Madonna. Lo scettro continua fino ad arrivare a vedere dei chicchi di grano, come grano, cioè chicchi di zaffiro, che sono appunto i rosarietti. Inoltre continua con il cuore della Madonna e il cuore di noi, che uniti i nostri cuori a quello della Madonna facciamo un cuore solo. In alto poi sopra il cuore c'è la corona. E sopra ancora la corona sormonta la piccola croce con i brillanti. Da una parte c'è scritto Anno Mariano, 4 ottobre 1986. I fedeli di San Donato alla loro regina. Tutti quanti non potete vederlo da lontano, però lo potete osservare dopo. Intanto verrà collocato nella Maria Santissima al momento dell'offertorio. Poi verrà ripreso e verrà portato a processione da me. Quando rientreremo la Madonna verrà messa nel suo trono e quindi collocata insieme al cuore del rosetto, appunto questo scettro. Però subito dopo verrà portato anche un cielo. Questo cielo pesa 9 chilogrammi. È stato affrescato, pitturato e decorato da Giorgio delle Masse. All'inizio vediamo la nostra Madonna di San Donato con Gesù bambino, come se fosse una fotografia da come è stata data alle quale. Poi vedremo il Papa Giovanni Paolo II pitturato perché lui è il suo pontefice che ha indetto l'Anno Mariano. Quindi il monogramma AM, Ave Maria. Poi c'è la chiesa di San Donato vista davanti insieme alla statua Immacolata Concezione. E poi c'è il volto a Gesù per Maria e a Maria per Gesù. Quindi vediamo anche il tempietto con la cassetta di Padre Pio. E vedremo anche il rifugio. E vedremo anche la chiesa vista dalla Via Crucis. E poi vedremo anche le 19 rose del Roseto Perpetuo. Il cielo significa come se fosse una lampada che si consuma e si strusce davanti a lei la Madonna, come preghiera supplichevole che implora grazia, protezione e benedizione, anche se non viene accesa perché dovrà essere conservato in questo candelabro messo in senso orizzontale, fatto da stipula di massa in ferro battuto e decorato a Giorgio sempre con decorazione aurea di oro e verde. Poi perché, dicevo stamattina, ci sono i brillanti e ci sono gli zaffiri? Perché i brillanti, ha detto l'oratore Gianfranco di Montecatini che ha fatto appunto questo scettro, sono una pietra molto rara da cercare. E poiché il manto della Madonna è azzurro, ecco perché lo zaffiro è stato messo, perché anche lo zaffiro è azzurro. Credo che fosse giusto che tutti quanti voi che avete fatto tutto questo insieme con me fossimo informati di quello che abbiamo in consegna. Fa parte del tesoro di San Donato, però il tesoro appartiene a Maria. E mentre il cuore e anche la targa d'oro sono offerte, lo scettro fa parte di lei, perché lei è la Madonna regina. Ha le corona sulla fronte santissima Gesù bambino. C'è il suo trono e c'è lo scettro. Dicevo stamani, ora manca la reggia, vedete non ci si sta più qui dentro. A quando verrà questo momento? Cerchiamo di supplicare il Signor Maria perché ci faccia veramente vedere risorgere e inaugurare questa reggia dedicata alla Madonna. E intanto in questa 27ª domenica fra l'anno
Ricordiamo quello che dice Gesù, la vigna del Signore e del suo popolo. Noi facciamo parte della vigna di Dio, lasciamoci lavorare, lasciamoci scassare, scarsinare, affondare la vanga e cerchiamo di essere noi tralci, uniti alla vita. Guardate com'è bello Gesù Santissimo Crocifisso nel nostro giardino San Marco. Gesù ha gli occhi santissimi aperti, rivolti verso il cielo, verso il Padre, e pare che dica, e lo dice Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma in via dei Santissimi Gesù c'è l'uva. Io sono la vite e voi tralci. Il tralcio che viene dalla vite fa molta uva, fa molto frutto. Io sono la vite e voi tralci, dice il canto del Vangelo, che rimane in me e in lui porta molto frutto. Allora avanti, fratelli carissimi e sorelline carissime del Signore, con l'Eucaristia nel cuore, con il rosario nella mano, con la medaglia del meraviglioso accordo, andiamo incontro al mondo che ha bisogno anche del nostro aiuto. Cercando sempre di venerare e onorare Maria, invocarla, amarla, farla invocare e amarla anche dagli altri. Credo non solo a Dio. Impariamo a recitare e a meditare il Santo Rosario, compendio del Vangelo. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per la nostra comunità, perché innestata in Cristo vera vita, abbia la serenità e la gioia di portare frutti abbondanti di bene anche in mezzo alle angustie della vita, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore.